Dopo la puntata zero registrata alla pizzeria Sitari del villaggio Mosè d'Agrigento, rieccoci di nuovo in studio con la prima puntata della stagione 2024-2025 di Osservatorio Sportivo. Questa sera dovrò fare a meno della mia spalla del collega Rino Pitanza che ieri ha riportato un lieve infortunio per fortuna mentre si recava a vedere la partita del Camarat. Per lui qualche giorno di riposo, ci auguriamo che Rino possa rientrare subito lunedì prossimo per la seconda puntata. È stata una domenica nera per le agrigentine del calcio impegnate nel campionato di Serie D, hanno perso tutte e tre. La sconfitta più pesante, quella dell'Icata a Ragusa, dove i gialloblu di Pippo Romano non riescono proprio a trovare la quadra, sono stati sconfitti 3-0. È andata male anche l'Akragas, che ha riportato la prima sconfitta della gestione Rigoli sul terreno del Barcellona Pozzo di Gotto con l'Igea Virtus, con una rete di Aperi all'ottavo della ripresa su calcio di rigore. È andata male anche alla Castrum Favara, che è stata sconfitta in casa dalla Viborese, che è comunque una delle squadre favorite alla vittoria finale, mentre c'è un giallo a Reggio Calabria dove la partita tra la Regina e la Cireale con gli Acesi avanti 1-0 è stata sospesa e rinviata a data da destinare perché nell'intervallo l'arbitro ha riportato un infortunio, non è stato più in grado di proseguire. Staremo a vedere cosa deciderà adesso il giudice sportivo in settimana. Vanno meglio invece le cose in promozione, sempre per quanto riguarda il calcio, con le agrigentine, due agrigentine protagoniste in particolare, una, il Camarat, che da ieri è in testa alla classifica, tra l'altro solitaria. Ma io voglio cominciare questa seconda puntata, che poi ossia è la prima che facciamo in studio per questa nuova stagione, con una disciplina che sta regalando anche molte soddisfazioni nella provincia agrigentina. E il protagonista è una ragazzina di 13 anni che pratica uno sport nobile come quello del rugby. E siamo in compagnia di Ludovica Giardina. Ciao Ludovica, tu fai parte della squadra di Oscuri Rugby di Gero Picarella, sei stata convocata al torneo delle regioni come naturalmente con la squadra della Sicilia, torneo del CONI, che ha raggruppato tutte le regioni d'Italia, ebbene avete riportato un ottimo secondo posto, detto bene? Esatto, siamo venuti secondi dopo l'Emilia Romagna e abbiamo disputato 5 partite, di cui 2 vinte e 2 perse e una pareggiata. Sicuramente è stata un'esperienza formativa per me e per i miei compagni siciliani, perché abbiamo potuto giocare sia con ragazzi della nostra età, ma anche con giocatori di rugby, che amano questo sport tanto quanto noi, quindi. Noi sappiamo che tu, diciamo, sei stata avviata al rugby da papà fin da piccola, no? Da piccola già seguivo le partite dell'Italia e mi hanno appassionato tanto da iniziare questo sport. Da quando è che sei proprio in squadra con gli Oscuri di rugby? Ecco, Dal novembre dell'anno scorso. voi ancora non avete un vero e proprio campionato, però diciamo che fate delle gare amichevoli in Sì, pratica. esatto. Di solito ci sono dei raggruppamenti, quindi potrebbero essere a Ragusa, a Catania o a Palermo. All'Agrigento no, perché non c'è un Non c'è il campo campo idoneo adatto, ed è sì. questa una vecchia battaglia che Gero Picorella porta avanti da tempo. Senti, ma al di là che papà ti ha spinto, poi naturalmente è stata una tua decisione quella di proseguire. Sì, mi è piaciuto tanto e anche perché Gero mi ha invogliato. Poi gli allenamenti sono divertenti e alcuni pensano che il rugby è uno sport violento, quindi si ci può fare male, ma non è così. Quindi mi ha invogliato. E senti, poi dobbiamo anche, diciamo, contraddire quella diceria popolare che il rugby è solo riservato ai maschi. No, non è vero, perché ci sono tante ragazze che sono finite pure in Serie A e sono delle campionesse del rugby, quindi non è assolutamente vero. Senti, nella vostra squadra ci sono altre ragazze oltre a te? Sì, adesso abbiamo iniziato ad avere, stiamo creando una squadra femminile, per ora ci sono 7 ragazze. Tu sei la più grande? Sì, Ecco, poi sono. le altre quanti anni hanno? Ecco, voglio capire un po' quando si comincia un po' a. Siamo tutte under 14, quindi dai 12 anni in su, però si può iniziare fin da piccoli, c'è anche l'under 10 e l'under 6. Com'è stata l'avventura proprio con la regione siciliana? No, è stato molto bello anche perché siamo tutti della stessa età e abbiamo iniziato tutti più o meno nello stesso periodo, quindi è molto più facile giocare e confrontarsi. Hai fatto amicizia, immagino, con Sì, ragazze ma di anche sap. con le altre regioni abbiamo subito fatto amicizia e abbiamo. Beh, con il rugby il terzo tempo è d'obbligo, quindi Sì, è anche abbiamo questo. festeggiato, sì. Ecco, questo secondo posto ti ha soddisfatto oppure ecco, c'è il rammarico per non aver vinto il torneo del CONI?
No, il secondo posto è sempre un posto sul podio, quindi siamo contenti del risultato ottenuto. Allora, io voglio capire un po' una cosa, no? Tu, quando vi allenate, giochi contro i maschi. Esatto. Ecco, c'è questa differenza? Sì, si sente. Poi i maschi, anche della mia età, sono molto più grandi di me di dimensioni e mi viene un po' difficile, ma si ci adatta, diciamo. Diciamo che fai emergere la caparbietà, sì, in pratica. Sì. Il ruolo, hai già un ruolo prestabilito oppure ancora... Ancora no, ti devono affinare. Esatto, cioè ancora nell'Under 14 non ci sono dei ruoli ben definiti. Infatti il torneo inizia dall'Under 16 in poi. Cosa rappresenta per te Gero Picarella? È un allenatore, un mister, ma anche un genitore, perché mi insegna la vita come anche il rugby. Diciamo che quindi è stato subito una simpatia, sì, sì, reciproca. Voi avete anche, so che state organizzando degli stage imminenti, no? Per cercare sempre più di rimpinguare questo vivaio. Sì, adesso infatti stiamo invogliando anche i ragazzi delle scuole a venire. Ci saranno degli stage nelle scuole di Agrigento, quasi tutte. Ludovica, io ti ringrazio per essere stata ospite con noi, in bocca al lupo per il futuro, a te naturalmente, a tutto il movimento rugbyistico agrigentino e non solo siciliano. Noi cambiamo letteralmente disciplina, tra poco parleremo di ciclismo, ma c'è anche una notizia che riguarda l'atletica leggera. Ieri è ripreso con la quinta prova disputata a Cefalù la seconda parte del Grand Prix di mezza maratona, che ha visto impegnate tutte le società siciliane di atletica, tra cui anche il GS Valle dei Tembli di Agrigento. Ennesima prova di forza della compagine della città dei Tembli, che oltre a stravincere la classifica a squadre maschile della gara di Cefalù, ha rafforzato il primo posto nella classifica generale. Malgrado assenze molto importanti, si sono distinti Angelo Gueli, Angelo Avenia e Filippo Di Sciacca. Tutti e tre hanno fatto fermare il tempo sotto l'ora e mezza. Affermazioni importanti anche a livello individuale. Angelo Profeta si è piazzato primo nella sua categoria 75, mentre Angelo Gueli categoria SM45 e Angelo Avenia categoria SM50 si sono piazzati al terzo posto nelle rispettive categorie. Prossima tappa giorno 27 ottobre a Riposto in provincia di Catania per la 12ª mezza maratona Blu Ionio. Grazie ancora a Ludovica e in bocca al lupo. Adesso c'è la pubblicità, torniamo subito. Preannunciato, parliamo di mountain bike, di ciclismo, della due ruote che ad Agrigento si identifica con il nome di Racing Team del direttore sportivo Totò D'Andrea, che abbiamo qui ospite. Ciao Totò. Buonasera. Oggi ho visto che hai portato come compagni, diciamo, un po' di tutte le età. Abbiamo Tommaso Laimo, abbiamo Giorgia Tarallo e poi Alicia Fiorello, che è ormai diventata una sorta di punta di diamante della vostra società, della vostra scuola, per l'esattezza, scuola di ciclismo della Valle dei Tempi. Sì, buonasera a tutti. Sì, ho voluto portare loro, questi tre miei allievi, perché proprio loro sono il simbolo della scuola, nel senso che molti dicono la mountain bike in mezzo alla campagna, le ragazze, ma si può fare? Si può fare, qua abbiamo l'esempio di due ragazzine che lo fanno. Poi mi chiedono sempre, ma l'età dei piccoli? Qua abbiamo l'esempio di Tommaso che ha 5 anni, ma è da 3 anni che già viene dietro a noi. In pratica questo bimbo ha cominciato a camminare, sì, e subito, sì, con, sì, le dorate. Lui ha fatto pancia della mamma, passeggino e poi mountain bike, basta. E quindi niente, quindi siamo partiti di nuovo con la scuola. Abbiamo tante adesioni, vengono tanti bambini e vedo che ci sono tanti ragazzini proprio piccoli,
piccoli dai 5 anni che si stanno avvicinando a questo sport. Senti, io ho notato che non c'è una fine settimana dove voi non siete impegnati, no? Magari non con tutti gli effettivi, ma con una buona parte. Anche ieri non è stata una domenica di riposo. Sì, per me è stata di riposo perché non sono andato, che avevo altri impegni. Sono stato infatti venerdì e sabato a Catania, che c'è stato il trofeo Cone, avete parlato prima con la ragazza, e poi domenica dovevo andare a Ragusa, ma ci sono andati direttamente loro con altri tecnici. Per noi sì, ogni domenica c'è una trasferta, perché considera che abbiamo il campionato dei giovanissimi, che si è conclusa con l'ultima prova ieri a Ragusa, e il campionato degli agonisti dai 13 anni in su. Ora ci siamo fermati, i campionati sono fermi, riprenderanno verso novembre così per il campionato di ciclocross, e quindi già ci stiamo preparando con gli allenamenti e con tutta l'organizzazione delle trasferte. Senti, ci dedichiamo alla scuola. Eliscia Fiorello, dicevo poco fa, sta diventando un po' la punta di diamante di questa scuola di ciclismo, no? Sì, sì, Eliscia Fiorello sì, sta andando bene, è stata convocata ai campionati italiani su pista sia in Toscana che a Noto, è stata convocata a Bormio, se non erro, per il campionato di mountain bike, per la Coppa Italia. Insomma, si sta prendendo tante soddisfazioni. Considera che poi quando andiamo fuori dallo stretto ci andiamo a confrontare con delle altre scuole di ciclismo che sono molto più blasonate, però ci difendiamo. Eliscia, parola a te. Io ti ho definito ormai una sorta di punta di diamante della scuola di ciclismo. C'è qualche altra sicuramente molto preparata, no? Noi abbiamo sempre festeggiato le vittorie di una ragazza che è cresciuta con te, no? Sì, Chiara Vitello, Chiara Vitello. Lei prende. Però lei, ecco, è destinata a prendere già il posto. Già si allenano assieme, quindi va bene. Diciamo che negli ultimi 2 anni, ma soprattutto nell'ultimo anno, hai fatto un miglioramento esplosivo, sì, dal punto di vista tecnico. Sì, sì, esatto. Sì, perché passando... perché l'anno scorso ero giovanissima e comunque quest'anno abbiamo iniziato un tipo di allenamento diverso, con allenamenti molto intensi. Cioè, ora sono molto soddisfatta perché rispetto all'inizio della stagione, come era iniziato col piede sbagliato, ad ora che ci sono stati vari miglioramenti, cioè, grazie a tutte queste convocazioni, questi allenamenti intensi che ho fatto sia con il mio preparatore Antonino Analfino e con il mio allenatore Carmelo Fontana, sono riuscita ad arrivare a questi livelli. Allora, io invece voglio parlare anche con Giorgia Tarallo. Tu quanti anni hai, Giorgia? 11. Da quanti anni è che fai con io la faccio scuola? Mountain bike da 8 anni e mi piace molto fare questo sport perché mi ha portato la mamma e mio fratello Giuseppe. Cioè, questa bambina aveva 3 anni quando ha cominciato a questa fare... Questa bambina è venuta con il vestitino perché faceva danza, però con tanto rispetto per la danza, che io dico fate tutti gli sport, dal calcio alla bicicletta, alla danza, però uno deve essere predisposto e non deve essere mai il genitore a dire vai a fare danza. Infatti era la mamma, vai a fare danza, perché la bicicletta non è per le ragazzine, la mountain bike, ma per i ragazzi. Lei poi, quando è venuta, che seguiva il fratello, ha detto alla mamma vacci tu a fare danza perché io voglio fare qua in mezzo al bosco la mia esperienza. E ti devo dire che lei, perché ha un carattere bello sanguigno, bello, è una delle ragazze più brave tecnicamente che abbiamo. È un po' l'agnosetta, se si può dire, nella sofferenza, però tecnicamente è una delle più forti. Vedi che scende... single track, in discesa in mezzo alle pietre e radici, meglio dei maschietti. Beh, credo che per te, Giorgia, questi siano soltanto complimenti, perché detto da lui sono dei complimenti veri e propri, no? È una responsabilità che hai. Sì. A migliorare come Liscia, per esempio. Sì, io cerco che, visto che è finito questo campionato, cercherò di migliorare per l'anno prossimo, che dopo questo campionato sarò G6. Ecco, la categoria. Adesso parliamo invece di Tommaso Laimo. Tommaso, tu hai detto che già è da 3 anni che lo fa, lui è 5. Sì, parla Tommaso. Ti ha fatto quanti anni hai? 5. Ed è da 3 anni che fai ciclismo?
È venuto a 3 anni, da 2 anni che fa ciclismo. Lo vedo un po', poverino, sì, titubando. Tommaso è venuto proprio che aveva 3 anni nella nostra scuola e non sapeva pedalare con la balance che tu, sì, come sì, sai, sì, con le balance, hai iniziato. E ora è il più piccolo dei nostri che fanno le gare, dei nostri che fanno la gonna. Non è il più piccolo della scuola perché ci sono di 3-4 anni. Certo, però lui è il più piccolo che fa già le gare, che fa agonismo. Diciamo un piccolo fenomeno, Tommaso. Possiamo dire che sei un piccolo fenomeno? Sì, Tommaso salta alle rampe. Uomo di poche parole, hai visto? No? La prima volta, poi si abituerà, qua con noi. Totò, prima di lasciarvi, una domanda d'obbligo. La Coppa Italia Grigento la farà anche quest'anno? Allora, dopo 4 anni Totò D'Andrea ha deciso di mollare e di dedicarsi a pieno, con tutto il tempo suo, alla scuola di ciclismo. Perché da 4 anni che io faccio la Coppa Italia, da 4 anni che mi impegno e mi stresso sia fisicamente e sia economicamente, ma non Totò D'Andrea, ma la SD, perché per organizzare una manifestazione del genere ci vogliono tanti soldi. Ora ho capito che ad Agrigento non interessa a nessuno la Coppa Italia. Mi dispiace che saremo capitale della cultura 2025, quindi un evento nazionale ci sarebbe stato. Però io sono sempre da solo a combattere contro tutti per autorizzazioni, per questo, per quello, e devo sempre andare a pregare, elemosinare, e quindi la situazione non mi sento più di farla. L'ho fatto per 4 anni, ho dimostrato io e i miei collaboratori che siamo bravi a farla, perché mi sono arrivate tante telefonate su come mai, però ti posso dire che Agrigento quindi non la fa, Totò D'Andrea e la scuola di ciclismo non la fanno, già se la sono presi a Palermo, la faranno a Piano Battaglie. E là già i comuni si sono resi disponibili, i comuni del comprensorio, ognuno per dare, chi darà l'assistenza per gli steward, chi le ambulanze, chi un contributo. Qua io non ho avuto mai niente da nessuno degli enti, solo andare a pregare e andare ad elemosinare, quindi basta. Questo purtroppo è un disco rotto, una cosa che ho sempre sentito purtroppo ad Agrigento, che si cominciano le cose, hanno successo, però poi non vanno più avanti. Vabbè, ti rimangono le soddisfazioni della tua scuola? Guarda, ti posso dire che... Io vedo che sei molto triste. Ho capito che sì, sono triste, però nello stesso tempo sto capendo che avevo un po' tralasciato la mia scuola. Ricordati che Agrigento è stata sempre prima in Sicilia nei campionati regionali. È vero, questo quest'anno è vero. E lo scorso anno, quest'anno non ci siamo primi sicuramente, lo scorso anno ci siamo stati ma proprio battagliando, il prossimo anno ritorneremo di nuovo ad essere grandi protagonisti. In bocca al lupo per il proseguo della stagione, grazie naturalmente a tutti gli ospiti, oltre ad Eliscia Fiorello, a Giorgia Tarallo e al piccolo Tommaso Alaimo. In bocca al lupo. Viva allora, lupo. Prima della pubblicità e prima di passare a un altro sport, tra poco parleremo di pallacanestro, è proprio una pillola di pallacanestro, tempo di raduni per ben 6 delle ragazze della Real Basket Agrigento che parteciperanno al primo raggruppamento regionale a Palermo nella giornata di ieri, già cominciato. Per l'annata 2011 Emma Curreri, Gaia Macaluso e Matilde Marino. Per l'annata 2010 Carla Bellavia, Viola Corbino e Eleonora Ragno. Pubblicità e adesso parleremo di pallacanestro. Oggi sporto nella capitale della cultura 2025, dove sorge la pizzeria Sitari. 2 spicchi per il gambero rosso e premio speciale al territorio per la stessa. Eletta nel 2021 come miglior pizzeria di Sicilia e oggi presente nelle classifiche di 50 top pizza e dei top 100 best pizza. Qui la famiglia Sorge saprà deliziarti con pizze creative di assoluta qualità, come la Sitari Special Las Vegas, medaglia di bronzo all'International Pizza Expo, l'originalissima marinara bianca dedicata al filosofo Empedocle o il Sitarino, un impasto al padellino proposto attraverso una rivisitazione del culturuni siciliano. Ah, e se ti piace la pizza margherita, qui potrai sceglierla in ben 10 versioni differenti. Siamo ad Agrigento, da Sitari, e se ami la pizza, metti un bel cuore al grill. Allora, siamo in compagnia adesso con il coach della Fortitudo, con Agrigento, Daniele Quilici, anche per lui è la prima stagione in biancazzurro, intanto benvenuto mio coach. Grazie. Un inizio di stagione travagliato per la Fortitudo, 3 partite, già 2 sconfitte, se c'è proprio qualcosa da registrare, in particolare la difesa. Ieri contro Desio per 30 minuti, però la squadra non è
praticamente manco entrata in campo, poi gli ultimi 10 minuti siete passati da meno 21, erano anche 29 le lunghezze da recuperare, a meno 4 con un possesso palla che poteva cambiare evidentemente il destino di questa partita. Sì, diciamo, la partita di ieri non è stata esattamente la nostra partita migliore. Vero è che arrivavamo era la terza partita in 7 giorni, mentre gli avversari, avendo saltato il turno di mercoledì, probabilmente ne avevano un po' di più all'inizio. Però abbiamo molte cose da registrare, specie in difesa, dove per i primi, soprattutto nel secondo e nell'avvio di terzo quarto, non siamo esistiti e abbiamo lasciato troppo poi di vario per provare a recuperare, nonostante l'onorevole riscossa dell'ultimo quarto. Diciamo. Ecco, infatti abbiamo notato questo, non lei ha subito anche cercato di invertire un po' la rotta del match, che si era fatto subito pesante, cambiando di continuo, però non si è mai riuscita a trovare il bandolo della matassa, soltanto un problema anche di livello fisico magari per le 3 partite in 7 giorni, oppure come dice lei c'è da registrare ancora qualcosa, soprattutto nella fase difensiva, perché in attacco la squadra comunque i punti li fa. Allora, i problemi sono più problemi tutti insieme, nel senso che la squadra comunque abbastanza rinnovata, perché sono rimasti 4 elementi dell'anno scorso, però comunque hanno cambiato ruolo. Per esempio Cagliazza, che l'anno scorso era playmaker di riserva e ha giocato veramente pochi minuti, quest'anno parte in quintetto, quindi è un cambio di ruolo importante. E la squadra è piuttosto rinnovata, dicevo, e siamo partiti subito con questi 3 turni, uno ravvicinato all'altro, che ci hanno tolto alle consuetudini da subito, e questo non è un aspetto facile da gestire, soprattutto a livello mentale. La parte fisica delle 3 partite può aver inciso, però in fondo la sensazione è che ne avessimo più di desio, quindi forse è stato più un aspetto, diciamo, di ordine mentale, un po' di pesantezza mentale a trovare l'atteggiamento giusto da mettere in campo. Senta, come si spiega che per 30 minuti siete stati assenti e poi gli ultimi 10 minuti sembravate letteralmente un'altra squadra, no? Le parti si erano invertite, sembravate voi Desio e Desio Agrigento. Cosa è successo? Siamo rimasti perché, molto fedeli a noi stessi, nel senso, perché siamo una essere squadra sotto di 21 punti, uno ha mai una bandiera bianca, no? Perché comunque c'è non è nella sì, filosofia della comunque squadra, anche forse mentalmente può subentrare questo, no? Può essere, però questo è un gruppo che si allena molto bene, con grande energia, con grande entusiasmo. Quindi sotto questo aspetto mi sento di poter garantire durante l'anno, magari perderemo delle partite, ma combatteremo sempre. Su questo aspetto non ci sono dubbi a riguardo. L'aspetto è che probabilmente dobbiamo ancora trovare un nostro equilibrio. Non abbiamo avuto un gran precampionato come test, come avversari, perché comunque non siamo avvantaggiati dalla zona. Abbiamo giocato solo contro Ragusa e Capotorlando, e anche in momenti, diciamo, non ideali nella preparazione. Quindi sicuramente un po' un gruppo nuovo, molto giovane, deve capire l'equilibrio, deve capire la difficoltà di questo campionato. L'avvio non è stato semplice, però con Imola abbiamo dimostrato, se abbiamo buttato via gli ultimi 2 minuti, poteva essere una vittoria più larga, meta, di margine. Sì. A Lumezzane non è andata bene, ma Lumezzane è una squadra di alto profilo che combatterà fino alla fine per le posizioni altissime. Questa è stata una partita contro una squadra che temevo molto all'inizio, perché ha talento, sta da tanto insieme, è un gruppo consolidato, tutti sono di Desio e hanno giocato a Desio dal settore giovanile. Già dai cognomi si capiva ampiamente. Quindi è una squadra con un forte vissuto, una forte coesione, una forte unità, completamente diversa da noi, che invece dobbiamo ancora costruire la nostra solidità. Non so, vi siete magari confrontati in società, c'è qualche serve qualcos'altro a questo roster? No, a parte il tempo e serve forse un pochino più di convinzione da parte dei nostri giocatori, che si debba partire da come difendiamo e dall'atteggiamento che mettiamo, e un po' meno dal fare canestro. Siamo una squadra che ha un grande talento offensivo, con tanti giocatori che hanno capacità di far canestro. Abbiamo più difficoltà nella parte dietro a trovare energia da dietro. Quindi per adesso è un campionato lunghissimo, molto diverso da quello degli anni scorsi. C'è qualche giocatore in questo momento che magari lei dice è sottotono rispetto alle potenzialità che può esprimere? Ma per me, quando si guardano le squadre, poi alla fine il singolo sparisce all'interno del contesto. È sempre la squadra che determina come la prestazione del singolo e viceversa, cioè il singolo può influenzare la squadra anche prendendo rimbalzi, difendendo, facendo una giocata per un compagno, sostenendolo emotivamente, quindi non necessariamente attraverso una prestazione individuale.
si può cambiare l'onda della squadra, ma è sicuro che se la squadra gioca bene i singoli riescono a emergere. Il calendario la preoccupa? Il calendario è un calendario strano perché giocheremo 13 partite fino alla fine di novembre. Poi ci sarà praticamente una pausa dove giochiamo 4 soltanto per dicembre e poi altre 12 tra gennaio e febbraio. Quindi un campionato di 38 giornate, mancano 35. Sono veramente tante, quindi bisogna avere pazienza perché in questo campionato troveremo filotti positivi, filotti negativi, bisogna essere bravi a rimanere umili e a non buttarsi in terra e piangere quando magari perdiamo 2-3 partite di fila e nemmeno a galvanizzarsi in maniera eccessiva se ci fosse un filotto positivo. Quindi possiamo rassicurare un po' la tifoseria, non c'è da essere preoccupati su questa fortitudo, insomma ancora... Non sono perché la squadra lavora con energia e con l'entusiasmo giusto. I risultati saranno conseguenza della qualità del lavoro che facciamo, quindi io conto che il lavoro paghi sempre. Se uno è preoccupato adesso, lo posso capire, veniamo da una stagione di grande preoccupazione e che mi sembra sia un po' sulle spalle di tutti. Ci vuole il tempo che ci vuole, ma questo è un campionato che ci dà tempo anche per rimediare a qualche inciampo per la strada. Grazie coach, grazie per essere stati con noi, naturalmente ci rivedremo nelle prossime settimane e grazie naturalmente alla Fortitudo. Allora, pubblicità e poi calcio 5. Ancora grazie al coach della Fortitudo Daniele Quindici. Il comune di Porto Empedocle organizza la prima edizione della Sagra dei Grani Antichi, con protagonista la Chiattulidra Licatisa. Il 12 e 13 ottobre vieni a degustare un grano antico reintrodotto nel territorio siciliano dopo oltre mezzo secolo. In programma sabato 12 ottobre alle ore 17:30 un convegno sul valore nutrizionale del grano antico. Subito dopo, l'apertura degli stand di prodotti enogastronomici alla Villa Kennedy. Previsti momenti di intrattenimento e spettacolo. Protagonisti saranno anche i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Pirandello di Porto Empedocle diretto da Anna Gangarossa. Venite a trovarci! Vi aspettiamo a Porto Empedocle il 12 e 13 ottobre. Allora, c'è una squadra in città, da Agrigento, che si chiama Cagasse Futsal, che dopo la stagione travagliata dello scorso anno, quest'anno ha cominciato la nuova avventura, sempre nel campionato di Serie C1, alla grande, perché in campionato dopo 3 turni è seconda con 7 punti, 2 vittorie e un pareggio, tra l'altro 2 vittorie ottenute, una in trasferta tra l'altro, tutte e 2 in trasferta, il pareggio in casa contro una delle favorite che è la 3M di Palermo e poi in Coppa Italia ha superato alla grande il primo turno contro i cugini della città di Canicattì e adesso si è imposta 3-1 proprio sabato scorso contro la Leonfortese nel match d'andata del secondo turno di Coppa Italia, mentre il ritorno si disputerà nel giorno della commemorazione dei defunti il 2 novembre. Siamo in compagnia con 2 protagonisti, Alessandro Cillari, che è il capitano, cioè Alessandro, e poi con una sorpresa, perché io mi sono complimentato anche più volte con lui, con Vincenzo Castiglione, perché lui è il portiere, ma è un portiere che intanto sabato scorso ha fatto 2 assist per i 2 gol, tra l'altro un gol l'ha fatto proprio Alessandro, e poi perché nella partita contro il Palermo si è spinto così tanto in avanti, a un certo punto ha visto il pertugio giusto, ha tirato e ha fatto secco il collega. Vincenzo, ho detto bene, cioè, diciamo un inizio di stagione, al di là delle parate importanti che ogni partita hai fatto. Diciamo che il ruolo del portiere è il ruolo diciamo più difficile che si possa fare in questo sport, poi naturalmente se hai diciamo un minimo di follia, come dicono i miei compagni, come me... Il portiere che... è folle, sì, e tu diciamo... sei identificato questo portiere, ok. Diciamo sono più che altro delle situazioni di gioco dove capisci che la squadra avversaria è tutta schiacciata verso la tua metà campo e io ho proprio questa cosa che mi butto avanti col pallone e comincio a correre. È una cosa che avvantaggia molto la squadra e si è vista infatti sabato. Alessandro, un inizio di stagione dicevamo abbastanza positivo, no? E c'è anche un po' di rammarico perché contro la 3M di Palermo fino a 6 secondi dalla fine vincevate Sacci. Sì, noi 3 punti praticamente, ma ci siamo fatti beffare all'ultimo, a 3 secondi se non sbaglio. 6 secondi, a 6 secondi è venuto il gol del pareggio da parte loro, ma tutto sommato non ci possiamo lamentare. Ricordo che veniamo da una retrocessione molto brutta l'anno scorso, quindi
la società è contenta anche dei risultati che stiamo avendo e delle prestazioni soprattutto in campo, che è quella la cosa più importante. Tra l'altro mi sembra anche un roster costruito proprio per essere protagonista, sì, no? Sì, la società stavolta non ha badato proprio a spese per allestire un roster di primo ordine. Sì, abbiamo una squadra molto importante con nomi blasonati appunto nel calcio a 5 in Sicilia. Sabato mancavano due elementi importanti comunque per la squadra, ovvero Colore e Brasile, li ritroveremo sabato contro il San Vito. Speriamo di continuare su questa scia di entusiasmo e di positività. Anche perché contro il San Vito, ricordiamo, il San Vito è ultimo in classifica con 0 punti, quindi questo sì, può anche rappresentare un certo pericolo, ma certo, non c'è pericolo che voi prendete la partita sotto gamba. Ecco. No, no, questo no, però loro avranno sicuramente voglia di riscatto, dato che vengono da un inizio di campionato non ottimale. Ma noi sicuramente saremo pronti e durante la settimana prepareremo la partita con il mister nel migliore dei modi. Senti, Vincenzo, Fecondo ogni tanto si dice di non esagerare, no? L'abbiamo visto anche sabato scorso in un paio di occasioni, però tu ti fai trascinare proprio dall'istinto, no? Tu sei portiere dentro. Sì, portiere dentro e anche folle dentro. Alla fin fine il mister, io ascolto sempre il mister, quindi quando il mister mi dice di non esagerare, io cerco sempre di limitarmi e non esagerare, però purtroppo è più forte di me quando è... Poi se i risultati sono questi, dico, insomma, alla fine poi ti perdona, no? Certo, certo. Senti, ma nei due assist che hai fatto, sì, hai proprio tirato per fare l'assist, però devi essere sincero. Oppure devo essere sincero. Hai mirato per la porta. No, io lì ho mirato per la porta, però per fortuna il capitano si è ritrovato lì nel posto giusto e l'ha messa dentro. Specifichiamo che sono giocato ovviamente preparato, sì, sono frutto di preparazione appunto durante gli allenamenti, poi Vincenzo è abile nel fare queste giocate, ci vuole anche questo per spezzare anche una difesa magari che è troppo schiacciata, qualche difficoltà anche da parte nostra, quindi lui è stato bravissimo a leggere queste situazioni e a farsi trovare pronto, che non è mai facile. Senti Alessandro, chi è che temi di più? Perché è inutile nascondersi dietro un dito, voi ci tenete pure ad approdare in Serie B, anche sì, se sì, magari diciamo ci sono squadre più forti almeno sulla carta, però diceva un vecchio ormai compianto perché è scomparso da tanto tempo, Gino Bramieri, se una squadra è forte sulla carta basta mettere i giornali a terra, no? E quindi vince sempre, ma non è così. No, purtroppo non è mai facile vincere, soprattutto in un campionato come questo. È ovvio che noi ci teniamo a fare bene, non ci possiamo nascondere dietro un dito, noi cerchiamo di vincere ogni sabato e puntiamo sempre in alto, però dobbiamo rimanere umili, non dobbiamo metterci delle pressioni da soli, dobbiamo essere bravi a pensare partita dopo partita e poi durante la stagione è lunga, si vedrà sicuramente. Una delle favorite è ovviamente l'Athletic Club Palermo, anche il 3M stesso, sono squadre con giocatori molto forti dal punto di vista tecnico, però noi non ci possiamo lamentare, ecco, delle nostre capacità e della nostra anche mentalità. Anche perché credo che siete una squadra che può soltanto crescere, no? Anche perché si vedono i miglioramenti partita dopo partita. Vincenzo, alla Coppa Italia ci tenete pure? Certo. Certo, moltissimo. Io ho avuto la fortuna l'anno scorso, che disputavo il campionato di Serie 2 a Canicattì, di partecipare alla Coppa Italia, quella vera e propria, ed è stato un momento bellissimo, bellissimo. Arrivare là a Policoro, disputarsi contro gente che ha fatto questo sport, che fa questo sport da anni, gente che ha giocato anche in nazionale, è stato qualcosa di fantastico, eccezionale. E poi non bisogna lasciare mai nulla per strada. No, anche per perché strada. Siete un roster anche abbastanza lungo, quindi non c'è pericolo anche a livello fisico. Ecco. Va bene, va bene. Io vi ringrazio grazie per essere mille, stato con noi. Grazie mille. Ringrazio ad Alessandro Cilla, vi ringrazio Vincenzo Castiglione, naturalmente anche alla società dell'Acragas Futsal. E passiamo adesso al calcio, ma prima dell'ultima pausa pubblicitaria. Ieri è stata una giornata molto importante ad Aragona, perché l'Aragona, che gioca nel campionato di promozione, ieri finalmente, dopo una lunga trattativa e anche una lunga collaborazione in sinergia comune e società, sono riusciti finalmente ad avere il collaudo dello stadio comunale Toto Russo, che è uno dei più belli tra l'altro che ci siano in provincia di Agrigento. È stata ottenuta la agibilità definitiva e quindi
Ieri la partita in casa contro il Nicosia, che poi è finita 1-1, rete aragonese di Gambino, ha significato il ritorno del pubblico sugli spalti. E noi sappiamo bene che senza pubblico non è mai uno spettacolo sportivo. Pubblicità, a fra poco. Il comune di Porto Empedocle organizza la prima edizione della Sagra dei Grani Antichi, con protagonista la Chiattulidra Licatisa. Il 12 e 13 ottobre vieni a degustare un grano antico reintrodotto nel territorio siciliano dopo oltre mezzo secolo. In programma sabato 12 ottobre alle ore 17:30 un convegno sul valore nutrizionale del grano antico. Subito dopo, l'apertura degli stand di prodotti enogastronomici alla Villa Kennedy. Previsti momenti di intrattenimento e spettacolo. Protagonisti saranno anche i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Pirandello di Porto Empedocle diretto da Anna Gangarossa. Venite a trovarci! Vi aspettiamo a Porto Empedocle il 12 e 13 ottobre. Allora, siamo in compagnia con la formazione Under 16 che andrà a fare il torneo regionale con il girone catanese siracusano. Mercoledì si stabiliranno i raggruppamenti di 10 squadre per i 5 gironi, ci sono molte squadre iscritte, l'Acragas ancora non conosce l'avversario, anche se il campionato comincerà tra sabato 19 e domenica 20 di ottobre. C'è una larga rappresentanza, cominciamo con il primo che ha il micro gelato in mano, tu sei? Sono Jacopo Di Girolamo e sono il portiere della squadra. Provenienza? Racalmuto. Ok, devi passare il gelato. Stefano Fiore, difensore, e vengo da Agrigento. Matteo Alcozer, trequartista, e vengo da Agrigento. Salvatore Pagliarello, esterno destro, e vengo da Campobello di Licata. Giorgio Pellitteri, esterno di attacco, e vengo da Castel Termini. Ferdinando Aruta, centrocampista, e vengo da Agrigento. Michele Taibbi, sono un terzino e vengo da Castel Termini. Allora, io so che alcuni di voi provengono dall'Atena, sono passati dall'Atena all'Acragas, quindi vi conoscete anche abbastanza bene. Che tipo di campionato c'è da aspettarsi di questo Acragas Under 16? Sarà un campionato difficile, appunto è un campionato regionale, dovrebbe essere composto di 10 squadre, comunque tutte le squadre saranno più o meno sullo stesso livello e quindi ci divertiremo. Chi di voi ha giocato assieme? 5? Siamo in 2, 4, 6. Sì, tranne lui che arriva dal Castel Termini. Esatto. Diciamo che già avete cominciato la preparazione da un po' di tempo. Passa gelato, tu hai detto come ti chiami? Stefano Fiore. Fiore. Dicevamo, come avete cominciato la preparazione agli ordini di mister Emiliano Bellavia, sì, e Dino De Rosa. Cosa è cambiato rispetto al passato nella preparazione, se ci sono cose nuove? Sì, è stata una preparazione... C'è più responsabilità perché siete più grandi adesso. Sì, certo, questa è stata una preparazione più dura, più intensa, che è durata tanti giorni. Ora diciamo che siamo passati un po' più alla parte tecnica, quindi facciamo più allenamenti con la palla, diciamo, mentre prima erano più atletici per la preparazione appunto al campionato, che sarà un campionato tosto, però sappiamo che se giochiamo da squadra possiamo fare bene. Tu vuoi aggiungere qualche altra cosa? No, le parole che ha detto il mio compagno. Sì, però torno a ripetere, siete inseriti in un girone con catanese e siracusane, capite bene che diciamo il livello è molto alto. Sì, noi già dell'elite ci siamo affrontati con molte realtà, come Palermo, Catania, Siracusa, abbiamo girato un po' tutta la Sicilia. E noi come compagni ci conosciamo da molto tempo, abbiamo molto feeling e quindi, come ha detto il mio compagno, se giochiamo di squadre e rispettiamo uno con l'altro faremo molto bene. Poi avete una maglia pesante, avete la maglia della città. No? Ecco. C'è qualcun altro che vuole aggiungere qualche cosa? Dai, senza essere tanto timidi. Lui che arriva da Castel Termini. Sono molto felice di essere qui per giocare questo Under 16 regionale. Col mister abbiamo fatto duri allenamenti per poterci preparare al meglio per questo campionato, sarà molto difficile. Seguite la prima squadra, la seguite immagino, certo, no? Certo, ogni domenica allo stadio. Non siete molto contenti naturalmente di come stanno andando le cose. Tu vieni da Castel Termini. Ecco, volevo capire un po' questo, no? Quando si tratta di un paese della provincia,
vestire la casacca, seppure dell'under 16, con tutto il rispetto, però, che sensazione si prova? Cioè, c'è questo attaccamento alla città del capoluogo, all'Acragas? Lo chiedo a te che sei di Castel Termine. Sì, no, quando sono venuto qui mi sono trovato molto bene anche con i miei compagni, che già conoscevo, diciamo, anche da prima. Abbiamo avuto subito un rapporto di feeling, già iniziarci a conoscere meglio. Senti, sentivo che qualcuno di voi viene da Racalmuto? Lui, tu. Anche per te immagino che è la stessa cosa, vestire la maglia dell'Acragas. Sì, è un'emozione molto bella, stiamo dando tutto il massimo per prepararci a questo campionato, appunto io non vedo l'ora di cominciare. Allora, c'è qualcun altro che vuole aggiungere qualche cosa? Non siamo a scuola, non siete interrogati, non vi metto il 2 se non siete impreparati. Niente, tutto a posto. Va bene. Allora, io vi auguro vi faccio un grande in bocca al lupo per questa stagione che si preannuncia interessante, anche abbastanza faticosa, ma voi siete baldi giovani, quindi sapete quello che vi aspetta. Qualcuno di voi ha avuto già l'esperienza con l'Elite, quindi capite bene che è un campionato abbastanza difficile. E poi onorare la maglia non c'è manco bisogno di dirlo, perché è chiaro che l'Acragas per un agrigentino si onora. E adesso io approfitto che ci sono loro per vedere i gol di Igea Virtus Acragas, come detto 1-0, torniamo al campionato di Serie D, Licata che è stata sconfitta 3-1 a Ragusa e la sconfitta interna del Castrum Favara contro la Vibonese. Vi faccio vedere anche i due gol che la Scafatese ha realizzato con il Paternò, perché la Scafatese è la prossima avversaria dell'Acragas, domenica prossima sarà protagonista allo stadio Esseneto. È Scafatese che dopo 5 turni è ancora a punteggio pieno, 5 vittorie ottenute e tutte anche abbastanza con punteggio vistoso. Difesa fortissima, attacco stellare. È stata una gara di equilibrio dove l'episodio ha spezzato quell'equilibrio, quindi chi vince ha ragione, e quindi noi sapevamo che non avevamo risolto tutti i nostri problemi, sicuramente ce ne abbiamo tanti di problemi che dobbiamo cercare di risolvere, e oggi era una partita che doveva dare continuità alla partita di domenica scorsa contro la Sangataldese, e francamente sotto l'aspetto dell'atteggiamento sicuramente abbiamo fatto qualche passo indietro, e quindi dobbiamo un po' rivedere quelle che sono state delle situazioni che abbiamo fatto in settimana, e quindi dobbiamo cercare di riprenderci, perché domenica abbiamo una partita in casa importante, ma non importante perché arriva la squadra che ospitiamo, che è la Scafatese, ma è importante perché sicuramente abbiamo una classifica deficitaria e dobbiamo cercare di rimetterci in linea con quelli che sono il nostro obiettivo, che è quello di salvarci. Ho preparato una partita in funzione delle nostre caratteristiche, delle caratteristiche delle Igea Virtus. Devo dire che la partita secondo me poteva durare fino a domani, se non c'era quell'episodio del rigore, secondo me molto ma molto dubbio, dove l'arbitro è stato molto magnanime, però se l'arbitro l'ha fischiato vuol dire che ha ritenuto giusto dare il calcio di rigore. Magari lo rivedrò e magari mi cambierò idea, ma io ero a pochi metri e mi è sembrato uno spalla a spalla, che anche Calafiore mi ha detto che il calcio di rigore non esiste, però dico, alla fine chi vince ha ragione. Ha avuto un'occasione importante dopo 1-0, peccato perché poteva essere davvero anche lì l'occasione per cambiare il finale di questa gara. Sì, sì, abbiamo avuto una palla con Rechichi che non l'abbiamo sfruttato bene, ma devo dire che all'inizio del primo tempo abbiamo creato qualche situazione che se i miei giocatori magari invece di entrare in porta con la palla avessero tirato, possibilmente c'è il portiere che para, attenzione, però possibilmente il tiro della domenica e facciamo gol, cosa che non è successa.
Buffi e Favo, poi si comincia e si parte subito con un tentativo da parte dei padroni di casa con questo calcio di punizione con la sfera che arriva sul secondo palo, non viene indirizzata verso il centro dell'area da Cannino, insiste il Castrum Favara con la palla messa in mezzo e poi allontanata definitivamente il calcio d'angolo, poi il recupero del pallone da parte della squadra ospite con questo inserimento da parte di Terranova, tiro cross bloccato a terra da Tommaso Scuffia, insiste la squadra rosso-blu che qui recupera un pallone sulla fascia di sinistra innescando Simonelli, il quale va a puntare verso l'area di rigore, poi cerca la conclusione, impenna il pallone sopra la traversa, ancora attacco vivo per la formazione calabrese che qui con uno scambio al limite dell'area di rigore rischia di creare pericolo. Alla fine l'uscita di Scuffia è quanto mai provvidenziale su Giunta, poi si fa male Cannino costretto a lasciare il campo poco prima della fine del primo tempo, altro problema per una squadra che ha già perso dei giocatori importanti per infortunio, ma prova a chiudere in attacco qui il Castrum Favara con la palla che arriva sul secondo palo, non viene controllata però da Dejana Testoni e sul rinvio del portiere Illi Pronti si chiude il primo tempo 0-0 al Bruccoleri tra Favara e Vibonese. Veniamo con le immagini del secondo tempo prodotte da Giuseppe Montalbano con la palla che arriva nell'area della Vibonese, poi il cross di Vaccaro per il colpo di testa di avanzato e deve volare Illi Pronti a mettere in calcio d'angolo, duello tra giovanissimi, un 2006 e un 2005, ma qui si fa vedere in attacco ancora la Vibonese con la palla che arriva sul secondo palo e ci pensa Alessio Cardinale a mettere alle spalle di Scuffia, pronto, rapace sul secondo palo, lui che attaccante non è, il giovane centrocampista palermitano, classe 2003, entrato nel secondo tempo, l'ex di Canicattì e Don Carlo Misilmeri, sblocca la partita delle Bruccoleri, prova a reagire subito il Castrum Favara con questa palla che arriva sul secondo palo, non riesce a indirizzarla verso la porta, ancora attacco vivo per la squadra in tenuta bianca con la fuga sulla sinistra, la palla messa in mezzo, non riesce a gestirla bene la piana, ma ancora Castrum Favara che spinge alla ricerca del gol del pareggio, qui la palla messa sul secondo palo, c'è un contatto nel cuore dell'area di rigore, nel direttore di gara fischia un fallo in attacco, ancora la squadra di Infantino che cerca di attaccare sempre sulla sinistra, sempre con la piana che cerca di liberarsi, la palla poi viene messa in mezzo sempre dalla fascia mancina, ma arriva comoda comoda dalle parti di Illi Pronti, cala alla distanza la squadra calabrese che qui concede ancora una palla gol importante con il pallone messo in mezzo non controllato però da nessuno, e allora prova a colpire con le ripartenze la squadra di Facciolo, come in questo caso con l'attacco vivo e la palla sul secondo palo, ancora una volta c'è Cardinale, questa volta tu per tu con Scuffia, lo spiazza e mette la palla in rete, il raddoppio della squadra calabrese, ancora con Alessio Cardinale che realizza la sua prima doppietta in carriera in Serie D, minuto 81, un minuto dopo però prova a reagire il Castrum Favara con Palermo che controlla, prende la mira, calcia col destro e mette la palla sotto l'incrocio, un po' sorpreso Illi Pronti, ma gran gol da parte di Francesco Palermo che un minuto dopo il raddoppio della Vibonese riduce subito il gap, c'è quest'ultima palla gol per il Castrum Favara per cercare di pareggiare la partita, ma questa punizione sorvola la traversa e quindi sospiro di sollievo per Illi Pronti, sospiro di sollievo per la Vibonese che se ne va dal Bruccoleri di Favara con tre punti in saccoccia. Intanto complimenti al Cianciana che dopo due turni di campionato di seconda categoria è a punteggio pieno, ieri ha vinto una partita
molto difficile contro i cugini del River Platani. Hanno deciso le reti di Noto e Ferlisi per il 2-0 del Ciangiana sul River Platani. A proposito di giovani, si è giocata già la seconda giornata nel campionato regionale Elite, dove c'è l'Atena Grigento che ha battuto in casa il Castelvetrano 2-1 e ha bissato la vittoria all'esordio. La formazione del duo Musumeci e Bambino ha conquistato la vetta solitaria. Le reti sono state messe a segno da Salvatore Messina e Giuseppe Cuffaro, mentre l'Under 15 Elite, sempre dell'Atena, ha perso in trasferta 3-1 a Castelvetrano. Gol agrigentino segnato da Rizzo, ma vediamo proprio la vittoria dell'Under 17 contro il Castelvetrano 2-1. Partiamo allora col film del primo tempo. La prima chance offensiva si sviluppa dopo appena 4 minuti ed è proprio dell'Atena Palermo per Cuffaro, il filtrante in zona Polifemo cerca di girare verso la porta esterno della rete. Minuto 9 ancora Atena, stavolta è Lume che si mette in proprio, salta l'avversario, scarica col destro potente il portiere in due tempi. Minuto 14, Messina duetta con Polifemo, scambiano i due, ancora Messina, il portiere respinge, sempre Messina, la zampata dell'1-0 dell'Atena. Atena si sblocca il risultato, siamo al quarto d'ora, al 20° la palla arriva sui piedi di Cuffaro Piscitello, l'ex Camaro la controlla, va a scaricare, trova l'angolino basso, 2-0 Atena. Nel giro di 6 minuti la formazione padrone di casa mette in discesa la propria partita e sfiora anche il tris con questo mancino di Passarello. Minuto 34, il Castelvetrano prova a svegliarsi, Quinci dalla destra cerca Tumbarello, il pallone finisce alto in maniera anche abbastanza clamorosa, ottima chance per Tumbarello, torna ad offendere l'Atena che cerca la penetrazione in area di rigore, poi deve accontentarsi di un tiro dalla distanza, vola letteralmente il portiere del Castelvetrano Serinunta e smanaccia in calcio d'angolo, una chance anche al 40° per gli ospiti con Civello che riceve in area di rigore, non trova però la mira giusta. Minuto 42, Cuffaro all'occasione in area per cercare la doppietta, la sua conclusione col mancino dopo lo stop finisce a fil di palo. 44esimo, ancora Cuffaro, il portiere col piedone sul prosegue dell'azione, la sfera arriva a Polifemo, arriva però anche una conclusione che si spegne direttamente fuori e fine primo tempo. Fin qui l'Atena si fa preferire contro il Castelvetrano Selinunte 2-0 grazie alle reti realizzate da Messina e da Cuffaro Piscitello. Inizia la ripresa, entra acquisto per il Castelvetrano, arriva anche il gol che riapre la partita, Quisci sgasa a destra, mette dentro e Bonino riapre così il match. Entra Friscia per il Castelvetrano, entra Di Pasquale per l'Atena. Minuto 66, allontanato mister Musumeci dell'Atena, 68esimo, Polifemo fa tutto solo, poi calcia fuori. 73esimo, entrano Di Maio e Ingrasciotte in casa Castelvetrano. 75esimo, azione solitaria di Cuffaro Piscitello che prende il pallone a destra, passa in mezzo a due avversari, ne scatta anche un terzo, ne ha un quarto, cerca di passare ma alla fine arriva provvidenziale l'intervento del difensore. Minuto 77, qui tiro cross di Quinci, para Gennaro sulla ribattuta, tira Tilotta ma ancora Gennaro a bloccare, a dire no. Minuto 83, entra Volpe per l'Atena. 85esimo, tocca Greco per il Castelvetrano, mancano 3 minuti, Cuffaro Piscitello si mette ancora una volta in solitaria, prova il mancino, pallone che colpisce il palo, poi torna in campo, sprecata questa chance. Minuto 90, Bambino in casa Atena. 94, Cuffaro Piscitello per De Pasquale, palla nuovamente a Cuffaro Piscitello che sta arando l'out mancino, ingresso in area, se la porta ancora sul sinistro, prova a metterla in mezzo ma il portiere fa buona guardia. Finisce allora così la seconda giornata del campionato Under 17 Elite, seconda vittoria consecutiva per l'Atena che batte 2-1 il Castelvetrano Selinunte. Amici di Wii Sport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Allora, siamo in chiusura, io vi lascio adesso alle immagini che ci ha fatto arrivare il nostro collega Rino Pitanza, a cui auguro ancora di rimettersi in fretta, che riguarda il campionato di promozione. E c'è stata la partita a sera di Falco Gemini che si è conclusa 1-1 e abbiamo le interviste dell'allenatore del San Giovanni Gemini Ancona e di Stefano Piazza che ha accettato alla fine la corte della sera di Falco. Stefano Piazza è un giocatore di Agrigento che si è trasferito proprio con la società nissena, mentre il Camarat delle Meraviglie, come ho detto, ha battuto 4-0 il San Pietro Calcio ed è in testa alla classifica di promozione. Camarat 9 punti, poi Nicosia ne ha 8 di punti, il Gemini insegue 4 punti, mentre Castel Termini, che ha perso con la Santa Venerina 2-0, è a quota 3. Grazie per essere stati con noi, a lunedì prossimo. Una partita per certi versi un po' strana, l'avete acciuffata all'ultimo, ma proprio all'ultimo la stavate facendo vostra. Che gara è stata? È stata una gara in cui nel primo tempo abbiamo un po'
risentito della gara di mercoledì, che tra l'altro ci ha messo KO due pedine importanti come Scurato e Ovuso. Però abbiamo cercato di prepararlo al meglio, i sostituti sapevano quel che dovevano fare, un po' abbiamo sentito le fatiche, ma non è una giustificazione. Il loro gol è stato più un regalo nostro, una punizione proprio al limite d'area che non va assolutamente concessa, su una giocata che noi su cui diciamo in settimana, in questi mesi abbiamo sempre come dire, dibattuto per evitare, però di quel che è successo siamo stati bravi nel secondo tempo a rientrare con un piede diverso, a creare, avere diverse occasioni, a pareggiarla, mancavano ancora più di 10 minuti, abbiamo avuto anche l'occasione per ribaltare un gol, mi dicono regolare, annullato, però dico, ci prendiamo questo pareggio, fa parte del percorso di crescita di questa squadra e speriamo di fare bene alla prossima. Finisce 1-1 tra Sera di Falco e Gemini. Stefano Piazza, l'ultimo arrivato in casa Sera di Falco, ma sicuramente non l'ultimo arrivato nei campi di calcio. Che partita è stata? È stata una partita combattuta, basta dire, giocata da entrambe le squadre. Più il primo tempo noi, il secondo loro sono usciti un po' di più. Alla fine poi tutte e due le squadre abbiamo cercato la vittoria, ma il pareggio è stato alla fine il risultato giusto. Ecco, che campionato ti aspetti con il Sera di Falco? Un campionato tranquillo, senza nessuno scopo, diciamo, cerchiamo di fare il nostro meglio e poi quello che viene ci prendiamo.